Istituto Donegani di Crotone, una borsa di studio indetta dalla Regione Calabria. Ecco, vogliamo entrare nei dettagli, una borsa di studio che riguarda la legalità e tanti ragazzi hanno partecipato a questa borsa di studio. Una borsa di studio, un premio fortissimamente voluto dalla presidenza della commissione anti-ndrangheta, anticorruzione contro l'illegalità diffusa, è stata istituita in questa 12ª legislatura proprio per fare della formazione e dare la possibilità ai giovani studenti di interagire, e quindi c'è stato fatto quasi un tour in tutte e 5 le province calabrese, sono state scelte alcune scuole, il totale della borsa di studio prevedeva 1.500 euro con tre premi, di cui al primo 600 euro, primo classificato, al secondo classificato o classificata 500 e al terzo 400. Quello che è importante, tanti ragazzi, ho assistito mentre facevamo le riprese, tanti ragazzi hanno fatto le domande, soprattutto al comandante dei carabinieri, anche a lei. Ecco, i ragazzi stanno dalla parte della legalità e questo per me è una vittoria. Allora, questo è il salto di qualità che la nostra nazione, soprattutto il nostro territorio, ha fatto e sta facendo in un percorso voluto fortissimamente, perché noi sappiamo che purtroppo ormai diciamo che il malaffare, la criminalità organizzata, ma soprattutto la mafia, l'andrangheta, la fanno un po' da padrone in tutto il mondo, però grazie alla scuola, quindi questo connubio legalità, cultura, scuola, alla fine costruisce, produce gli anticorpi necessari alle giovani generazioni per fargli capire il distinguo tra il bene e il male, il vivere secondo coscienza e così via. Ecco perché questa borsa di studio, secondo me, ha una valenza notevole, e bisogna continuare questo percorso, perché non è solo interessante, ma dà la possibilità appunto ai ragazzi di essere gli attori principali, insomma i protagonisti, diciamo, di questi concetti di legalità. Sì, anche perché diciamo che la criminalità organizzata attinge proprio dai ragazzi di questa età, manovalanza, quindi sentire dire ai ragazzi io come devo fare per entrare nell'arma dei carabinieri, per me è una grossa vittoria della scuola soprattutto. Mi fa piacere che anche lei abbia notato il livello e la qualità di questi giovani studenti e di questa bellissima scuola. Intanto una partecipazione eccezionale, ragazzi attenti, come dicevo, attori protagonisti, non solo della scuola, ma del loro sicuramente futuro. Come dicevo, la scuola prima nell'intervento è cambiata parecchio, dalle lezioni frontali si è passato ad una scuola delle competenze. Le competenze sono trasversali, la legalità entra dappertutto, cioè ecco, questo è il punto, questo salto di qualità dove i ragazzi non hanno più paura di parlare liberamente e di essere decisi nella condanna all'andrangheta e alla mafia. Con noi la dirigente dell'Istituto Donegani, possiamo dire un gran successo questa premiazione, questa borsa di studi. I ragazzi hanno fatto tante domande, soprattutto interessati a come stare dalla parte della legalità, e questo per me è stato importante. Importantissimo era questo l'obiettivo, ben vengano i vincitori, ma per me sono tutti vincitori i ragazzi, perché hanno partecipato attivamente e al concorso, quindi si sono messi in gioco esponendo le proprie idee, e ce ne sono tante di idee, anche belle idee, ma soprattutto partecipando, interfacciandosi in maniera corretta con il comandante capitano dell'arma. Quindi era importante questa restituzione nei loro confronti. È importante anche secondo me che la Regione Calabria inizi ad entrare nelle scuole e a parlare direttamente ai ragazzi. Sì, è importante, ovviamente qui c'è la chiave di volta, l'onorevole Gelardi, che è un ex dirigente, un già dirigente scolastico, e quindi ha sempre militato insieme ai giovani, educandoli e guidandoli nella giusta direzione. Chi meglio di lui può forse in campo politico dare un apporto e un contributo. Avete in cantiere altre iniziative simili?
Al momento no, siamo diciamo l'educazione alla legalità viene fatta quotidianamente, al di là degli incontri con i rappresentanti delle istituzioni, ci teniamo tantissimo, il corpo docente di questo istituto lavora tanto in tal senso, proprio per far assimilare le regole basilari, che tante volte non vengono trasmesse magari dalle famiglie, e quindi cerchiamo in tutti i modi di avviare questo percorso in maniera tale, insomma, che i giovani uscendo da questo istituto possano poi confrontarsi con la società e abbiano già gli strumenti e la capacità critica per poter scegliere bene. Voto e applauso. Secondo premio, Euro 500, il primo 400.